La tua vita. Questo video si chiama La tua vita, non La vita è tua. Quello è sicuro che la vita è tua. Io so che la vita è eterna. Sto parlando della tua vita. La tua vita può essere un capolavoro, può essere un gioiello, un'opera d'arte, può essere quello che tu vuoi, ma attenzione ai limiti creati da cultura, religione, troppa familiarità dei familiari o troppa familiarità di persone che non sono neanche familiari. Ho trovato delle donne amiche che dopo 3 fallimenti di vita di coppia pensano che hanno conosciuto 8 miliardi di abitanti, no? Dicono è andata male con gli uomini, ma scusa, ma li hai conosciuti tutti? No. Quindi la tua vita è l'unico vero grande gioiello, potere, l'unico miracolo che tu puoi fare per te stessa, per te stesso. Io spesso uso il te stesso non per i maschi, ma perché penso che ognuno, tu sei uno spirito, un essere di luce, né maschio né femmina, eterno. Se vuoi dire angelico, angelico, se vuoi dire sovrannaturale, sovrannaturale, se vuoi dire cosmico, va bene cosmico, che adesso è in un corpo che alcuni dividono in maschio o femmina, altri aggiungono altre definizioni, dicono oltre a maschio o femmina c'è questo, questo, va bene, ma è la tua vita, tu sei responsabile della tua vita, insisto sulla parola tua. Perché che siamo esseri viventi non è che c'è da discutere o da fare filosofie o analisi complicate, è la parola tua, tua, tua. Una volta camminavo con una mia cara amica d'estate in alcune case con le finestre aperte e camminando in silenzio così, proprio perché faceva caldo, c'è una finestra spalancata al primo piano da cui sento questo dialogo. Si percepisce la voce di una tra i 14 e i 16 anni e la madre. E si sente la voce giovane che dice: ma non ho fatto niente di male ieri sera. E quella che sicuramente o è la madre o la zia, ma non era la sorella maggiore, la voce era più dai 40 in su. Sei una puttana, ecco cosa sei, sei una puttana, tu ti comporti come una puttana, e quella dice, ma non è vero, non è vero, non ho fatto niente, quindi con finestre spalancate, no? Uno show squallido, no? Poi capaci che escono insieme e salutano insieme le persone, saluta, ciao, buongiorno, ciao. Che cosa avrebbe potuto dire la quindicenne? Ma questa è la mia vita. Ma no! Perché? Perché? Perché fino a 18 anni siamo sotto tutela perché c'è la parola minorenne. Accettiamola. Da 18 è la tua vita, ma la tua vita se non hai un tuo lavoro come ti mantieni? La cosa bella ma strana è che noi siamo in Italia, dove l'Italia è una cosa pubblica, una res, in latino res vuol dire cosa, è una cosa pubblica, una realtà pubblica basata sul lavoro, ma se non c'è vuol dire che lo Stato quando arrivi a 18 anni ti lascia sotto la tutela, ti tratta da minorenne oppure da disoccupato. Allora, fino a 18 anni sei minorenne, da 18 anni sei disoccupato. Allora come fai a creare la tua vita? Come fai a gestire la tua vita? Come fai a vivere la tua vita? Mi hanno chiesto, ma tu sei di destra o di sinistra? Io, ma scusi, io ho sia la destra che la sinistra. Politicamente sei di destra o di sinistra, qualcuno ha detto di centro, ma quale centro?
io non sono né destra, né sinistra, né centro, sono un essere vivente che vuole gestire in proprio la propria vita nel rispetto totale degli altri, ma soprattutto nel mio. Quindi dobbiamo, quello è il dovere, garantire a tutti quelli che hanno compiuto 18 anni, se vogliono, di avere un lavoro per essere maggiorenni, per potersi mantenere. Altrimenti non è la tua vita, sei al guinzaglio economico dei genitori, dei parenti. E non vale che dici non ho fatto niente tornando alle 3 di notte. Io ho avuto così degli incontri con delle madri che avevano figlie così. E queste qua stavano sveglie fino a 1 di notte perché la figlia doveva rientrare a mezzanotte. Ma allora perché? Avevano visto Cenerentola che deve rientrare a mezzanotte? Ma perché una rimane incinta dopo mezzanotte? E loro pensano di sì. Quindi ci sono delle madri che, siccome nel cuore della notte hanno voglia di sesso, pensano che anche la figlia tiene fino alle 10, 10 e mezzo, 11, poi dalle 11 di sera alle 3 di notte sesso libero e rimane incinta. Io ho visto persino figlie di padre o madre ginecologa, cioè quindi quelli che devono insegnare alle ragazze a non rimanere incinta se non vogliono, o ai ragazzi a non mettere incinta se non vogliono, che non avevano spiegato niente. E mi sono trovato in casa, quando usciva la figlia con una, con la madre che ha ripetuto il ritornello: non tornare tardi. Ma io ho detto: scusa, ma perché non gli hai detto non tornare incinta? Ah sì, appunto, quella la paura. Ma gli hai insegnato? No. No. Ma cosa gli dico a una di 15 anni? Come non rimanere incinta? No, glielo devi insegnare. E digli: questa poi, da adesso in poi, sarà la tua vita. Tu sei l'autore, l'artefice, il responsabile, il direttore, il dirigente, il capo della tua vita, non della vita di un altro. Non della vita di un altro. Quanti danni impedendo a ragazzi e ragazze di 18, 19 o 20 anni, cioè, di essere liberi, autonomi, devono raccontare palle a casa, ai parenti, e poi dispiace. Dispiace. E che cosa bisogna fare? Bisogna rispettare i patti. Se l'Italia è una repubblica basata sul lavoro, bisogna creare lavoro. Sono incendi e non c'è abbastanza gente che li spegne. Ci sono alluvioni e non c'è abbastanza gente che aiuta. Ci sono terremoti e gente che gli crolla le case, sono lasciate lì. Avevo sentito una volta: c'è la protezione civile, ma allora bisogna creare posti di lavoro. Noi abbiamo un sistema difensivo chiamato sistema ministro della difesa, se ci attaccano. Poi speso miliardi per missioni di pace fallimentari in Iraq, Afghanistan, in Libano, inutile che sto a fare l'elenco, c'è un elenco lunghissimo. Poi qua nel territorio italiano ci sono incendi, alluvioni, terremoti e non c'è chi, e lo Stato non ha pensato, più alla difesa che non alla protezione civile. Ma sta parola protezione civile cosa vuol dire? La protezione civile potrebbe assumere un sacco di giovani, perché non è che metti nella protezione civile, io quest'anno ho 75 anni, non è che metti i miei coetanei o quelli che hanno 60 anni a spegnere gli incendi. Devi mettere gente sana, forte, giovane, che è capace. Allora non è rimettiamo il servizio militare, poi. Viviamo in una società democratica, pacifica, libera, creiamo posti di lavoro per fare in modo che i fiumi
non, perché poi i danni collaterali di alluvioni, fiumi, inondazioni, i danni collaterali di incendi, i danni collaterali di terremoti. Allora, vabbè, il terremoto non si può predire, lo si può dire prima, no? Domani alle 4, però che i fiumi, i ruscelli non vengono tenuti puliti e che non ci sia subito un'attivazione sugli incendi, quello è mancanza di personale qualificato. Quindi, caro Stato, a chi sta? Va, chiudiamo con una battuta, che sono... siccome mi sono trovato a vivere i famosi anni 60, 68, 79, però io facevo già conferenze sullo yoga, filosofia, vita su altri pianeti, alimentazione vegana, reincarnazione, ricordi di vita precedente, però mi facevano anche delle interviste, sono andato tante volte in vari programmi televisivi, radiofonici, interviste, tante, no? E negli anni 70 poi hanno smesso. Negli anni 70, nelle interviste a uno che aveva 20, 25, massimo 30 anni, c'erano un paio di domande standard. Cosa ne pensi dei partiti? E io mi ricordo che avevo risposto. Io penso che i partiti sono partiti e non sono più tornati. È un modo poetico per dire, sono partiti, hanno fatto promesse e chi l'ha visti? E dello Stato cosa pensi? Non sono stato io, cioè non sono io lo Stato, io non sento di essere lo Stato perché lo Stato non mi viene incontro con l'idea partecipiamo. Ci sono delle cose che vanno organizzate, non è che si può prendere 100, 200, 300 volontari che non sanno da che parte per spegnere un incendio o in caso di alluvione. Sì, poi dopo c'è l'eroe, quella che con la macchina non sa nuotare, rimane intrappolata in un sottopassaggio pieno d'acqua, con l'acqua che viene dal palo, si butta, apre lo sportello, prende sta povera donna anziana, la porta via, allora l'eroe. Ma noi abbiamo bisogno di persone specializzate, non eroi. Abbiamo bisogno che gli incendi vanno spenti subito. Andrebbero messe migliaia di telecamere. Ci vogliono dei droni che sorvolano le zone a rischio e vedrai che vedono chi appicca gli incendi per vari motivi, non mi interessa. Sono criminali, terroristi. E invece li chiamano piromani, che piromane vuol dire che ha la mania del piros, piros vuol dire fuoco, per cui la pentola pirofila vuol dire che non è danneggiata dal fuoco. La famosa pira funeraria è il legno dove mettono il cadavere, no? E accendono la pira in India. Piros vuol dire fuoco in greco. Ma il fuoco non ha bisogno di volontari che buttano un secchio d'acqua, ci vuole delle strutture organizzative. Quindi andrebbero spesi più soldi per la protezione civile, creare posti di lavoro che eviterebbero a un sacco di persone degli effetti collaterali disastrosi che poi nessuno rimborsa e poi il danno anche traumatico, perché trovarsi con l'incendio sotto casa non è bello, vedere la propria macchina portata via da un'alluvione non è bello, però ci sono delle cause scientifiche, che bisogna pulire i ruscelli, bisogna pulire i fiumi, costruire gli argini, e questo bisogna farlo. Quindi la tua vita è sacra, trattati bene, frequenta le persone che ti vogliono bene, impara ad amare le persone che ti vogliono bene, crea delle realtà anche piccole, degli ambienti piccoli dove tutto gira nel verso giusto, dove regna l'amicizia tra le persone, giovani, vecchi, malati, disabili, gente in buona salute. È molto molto importante.
È molto importante perché è la tua vita, tu sei responsabile al 100% della tua vita. Io ti ringrazio per ascoltarmi, ascoltati, tu sei il regista della tua vita e se vuoi puoi fare come regista un film. La mia vita è meravigliosa.